Ma questi professori universitari, dalle intercettazioni, da un'indagine che c'è stata della Procura di Reggio Calabria, tutto ciò, questi professori universitari sono proprio piegati verso questo boss, non perché lui li minaccia, ma perché lui si chiama Pelle ed è Gambazza, un capomafia, e questi gli baciano la mano. E allora a un certo punto il nipote c'ha il pallino, vuole fare l'architetto. Per fortuna, Avevi il immaginate. culo di abitare in una casa progettata da questo qua, tra l'altro, immagino. No, tu immagina se gli fosse venuto in mente di fare il medico. Cioè, allora a questo punto cioè lui parla con chi deve parlare e il ragazzo si iscrive. E i carabinieri, siccome intercettano lo zio, perché lo tengono d'occhio e da lì a poco poi sarà arrestato, e con lui anche il nipote per questioni di 'ndrangheta, per cui mafia, e si accorgono poi di queste conversazioni, i professori universitari, il nipote che chiama, eccetera. A un certo punto arriva il giorno in cui viene arrestato dal carcere, il nipote piange, piange e scrive delle lettere allo zio, anche ad altri familiari. E siccome in carcere le lettere vengono controllate, vengono lette, si accorgono che queste lettere sono piene di errori grammaticali. Dice, ma com'è possibile? Questo ci risulta che in un mese ha dato 9 esami con 30, ma com'è possibile una cosa del genere? Per cui sviluppano quelle intercettazioni, le vanno a riascoltare e scoprono un mondo in cui voi venite presi per i fondelli, cioè non passano più i più bravi, ma se tu sei il nipote del capomafia, passi, manco ti siedi e passi e ti prendi la materia e arrivi subito alla laurea. Questo accade a Reggio Calabria e noi, in base alle trascrizioni di quelle intercettazioni, abbiamo pensato che la scena, più Più o meno. o meno, È andata è più così. che meno, perché le parole esatte sono quelle, si fosse svolta così, perché c'è un particolare, uno che ci ha fatto incuriosire, per cui abbiamo voluto ricreare questa intercettazione. Perché a un certo punto, lo dico, quando lo zio chiede, No, non lo dire, rovini non lo tutto. dico. Prego, Domenico Centamore e... Dov'è? Ah, Antonio Alveario. Hanno recitato in un film bellissimo. Allora, scusa, tu fai il nonno, lo zio, Lo zio. scusa, e tu fai lo studente, vabbè. Poi lui è un professionista, dice, faccio bagarella, porto la pancia. Io no, e ora come fai? Insomma, guardate, vabbè, bastardo. Vabbè, lui fa lo nipote studente, bravissimo. Pronto? Pronto? Pronto, zio Peppe! A parlare piano, che mi trovo in teatro, che stasera c'è la finale di Miss Locri, che me l'hai vedere. Dimmi, ci sono buone notizie dall'università? Buonissima notizia, zio. Un professore mi fece aspettare e non mi ha fatto dire niente. Tutto bene, tutto a posto. Vedi come mi sento, professore? E che voto tedesco? 30 e lode. Ah, un professore non mi delude mai. No, E meno male che non ti delude, zio, sennò quanto mi dava? 31. Accontentati di 100 e lode, senta mia. Senti, ma che materia era? Che materia? È la materia, zio. Sì, ma come si chiamava? Agri. Agri. Agriturismo? No, agro, agro, agricoltura. Ma che c'entra agricoltura? Tu non sei in architettura. Vabbè, zio, poi ne parliamo a casa, dai. Vabbè, senti, ma a quante materie sei arrivato in questo mese? 9, zio, 9. Minchia, bella media, eh? Sì. Allora ti puoi laureare presto. Ce la facciamo lì, zio, ce la facciamo sicuro. Benissimo, va bene, va bene. Avanti, ciao, zio, ciao, Ciao, ciao. ciao e complimento, zio, eh? Grazie, zio, Ciao, grazie, ciao. grazie, grazie. Il mondo universitario, uno dovrebbe dire, non Sì. so, c'è il preside di tutte le università dell'Italia, dovrebbe andare dal professore che ha dato... Sì, ma ero più di un E professore. andare là e dire, scusate, facciamoci due domande. E magari oso cacciarli, sti professori?